abbiamo bisogno di più appartamenti a prezzi accessibili, ma dobbiamo trovare il punto di equilibrio con i costruttori che a loro volta ritengono che un'eccessiva richiesta di percentuale convenzionata o in agio sociale non gli permette di realizzare i loro investimenti. Il PGT, ripeto, prende 10 mesi, perché poi è un dialogo anche con gli operatori e con gli altri, chiamiamoli stakeholder cittadini, cioè i comitati, gli operatori, la politica in senso generale. Quindi oggi diamo l'avvio, ma l'occasione sarà per fare il punto su questa, che è evidentemente una criticità di Milano come di altre città. A latere del PGT però c'è il nostro piano casa, su cui l'assessore Bardelli sta lavorando, si intersecano. Il piano casa invece deve avere un orizzonte temporale molto più breve. Noi crediamo che entro un mesetto saremo in grado di presentare il nostro progetto. Quello che ho detto è andato decisamente bene in termini di spirito, e stiamo avviando un lavoro che deve coinvolgere anche il governo, perché molti dei fondi, di nuovo, riuscire a fare studentati che li facciano le università dipende dai fondi che tramite la 338 o altri dispositivi di legge possono arrivare. Quindi è importante coinvolgere anche il governo e gli operatori. Anche lì noi ci poniamo l'obiettivo di avere la possibilità di realizzare altri 10.000 posti letto. Ci stiamo lavorando, ovviamente siamo un po' all'inizio.